Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday, I'm burning like a fire gun. Ciao a tutti cuoricini e cuoricini, il video che starete andando a vedere sarà un video di Minecraft dove ho aperto una nuova vanilla. Comunque non aspettatevi nulla di che, perché veramente sono una serie di Minecraft. E comunque a fine video ho fatto anche molti errori, però comunque mi sono corretta. Però veramente la fine è stata una pena. Ho fatto pena a fine video, però comunque dettagli. Comunque vi lascio al video. Ciao a tutti cuoricini e cuoricini, oggi sono qui per portare insieme a voi il primo episodio della vanilla. Allora, come potete vedere, ora sono nella schermata principale di Minecraft Java Edition e comunque sto utilizzando Minecraft 1.13.2, che sarebbe l'ultima versione di Minecraft che hanno inserito nel gioco, diciamo. E comunque non sto giocando con Java, ma sto giocando con T-Launcher, che sarebbe un programma per far funzionare Minecraft, diciamo. E poi utilizzo anche Java, che sarebbe un altro programma per far funzionare Minecraft. Vabbè, comunque non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a giocare. Comunque, ora andiamo sul giocatore singolo. E questa qua sarebbe la mia vanilla che ho costruito. Senza telecamere accese, senza registrare in pratica. E comunque questa nuova serie, cioè questa vanilla, si chiamerà Engiecraft. Comunque fatemi sapere se questa serie vi piaccia, se volete che la porti ancora. E comunque per questo video raggiungiamo i 20 like, massimo 20 like. E spero che questa vanilla vi piaccia, fatemelo sapere nel sondaggio che farò, che apparirà in questo momento, fatemi sapere. E comunque vi devo dire una cosa, purtroppo YouTube ha disattivato i commenti, come potete vedere sotto al video non potrete più commentare e neppure io non potrò commentare e non so per quale motivo, cioè so il motivo per cui hanno disattivato i commenti, però non voglio spiegarvelo ora perché lo dirò in un altro video che farò. E comunque ora iniziamo ad entrare in questo mondo che sarebbe la vanilla. E comunque spero che questa vanilla che ho costruito vi piaccia e ora stiamo entrando. E, eccoci qua, sono appena entrata e sono in cattiva, lo so, però ovviamente in questa vanilla giocheremo in survival. Comunque, questa qua è la vanilla che ho costruito. Ora andiamo all'entrata, che sarebbe questa qua. E ci sono dei cartelli. E ora li leggerò. Benvenuti nella Engiecraft. Vabbè, qua ho scritto entrata. Spero vi piaccia. Sono ammessi fan e amici. No, ma vabbè. A parte tutto ciò, sto registrando qui e quindi ve la mostro ora, così. Comunque qua ho messo delle teste di drago con questa torcia di redstone, così possono muovere la bocca, anche qua uguale. E qua c'è un cancelletto e quindi possiamo entrare. Eccoci qua, comunque ho anche messo questa skin qua. Ciao! E ho messo questa skin qua, spero vi piaccia. E comunque, eccomi qua. E ora vi mostrerò per bene la vanilla che ho costruito. Eccola qua, prima di tutto qua a sinistra c'è questa cosa. E in pratica, eccola qua,
Questa sarebbe tipo, all'inizio era un laghetto e all'inizio tipo non c'era ancora dentro questo lago. Cioè in pratica non l'ho costruito io, diciamo costruito tra virgolette, ma l'ho trovato e quando l'ho visto sembrava veramente un cuore. C'era anche, ora un po' l'ho modificata perché ovviamente non volevo lasciarla così e quindi l'ho un po' modificata ed ecco qua. E questa qua sarebbe la mia vasca, diciamo, non è che ci entro io, cioè sì, ci entro, però questa piscina, diciamo, sarebbe per i miei pesci. Sì, comunque non so per quale motivo, ma non so, cioè, in pratica c'erano anche i delfini, c'erano due delfini, però ora non so dove siano finiti. Cioè, veramente, la seconda volta che veramente ce n'erano due qua, ce n'erano due, e ora non so perché, ma non ci sono più. Non so per quale motivo, però ovviamente li rimetterò. E non so quando, però dopo aver registrato, li rimetterò. Vabbè, comunque questa qua è tipo la vasca per pesci, diciamo. L'ho solo messa così per abbellire. Poi qua ci sono degli alberi, e qua c'è la mia coltivazione. In pratica ho messo il grano, aiuto, eccoci. Ho messo lì, aspettate che vi mostro, ecco qua. Ho messo il grano che è già un po' cresciuto, poi i semi di zucca, i semi di barbabietole. Poi se vedete questa qua, questa specie di caverna, in pratica ho messo il portale del Nether, eccolo qua. E ho messo, poi l'ho bellito così col fuoco, l'ho abbellito così, poi il pavimento viola e bianco perché ci stava molto bene. E poi ho abbellito anche così, in questo modo qua, che ho visto fare da anche un altro youtuber che ha abbellito in questo modo l'entrata del Nether. E poi qua ho messo anche dell'ossidiana, invece vabbè. Comunque questa qua è l'entrata, diciamo, del portale e spero vi piaccia, almeno spero vi piaccia, eccola qua. E sì, è molto carina comunque. E poi vabbè, qua invece in pratica per fare le mura qui, in pratica qua c'era anche un pezzo di questa collina, diciamo una collina, non so come si potrebbe chiamare, e aiuto, sono caduta. E qua in pratica c'era, qua in pratica c'era, vabbè, la collina, e ho dovuto scavare, cioè ho dovuto scavare tipo mezza collina per fare le mura, e veramente ci ho impiegato tantissimo tempo, soprattutto per fare anche le mura qua. Ci ho impiegato veramente tantissimo, e quindi l'ho voluto fare telecamere spente, almeno così non mi spoileravo la serie che facevo. E comunque guardate, cioè in pratica l'ho lasciato così il pavimento perché non, mica è fuori dalla vanina, quindi non dovevo per forza abbellirlo anche lì. Poi vabbè, qua ho messo anche tipo dei fari, diciamo, con questo materiale qua. E comunque, aiuto, eccoci. E comunque, poi qua vicino, eccoci qua. Chissà questo chi sarà, chissà. E vabbè, forse avete già capito chi sia. E sarebbe Bella Faccia, ecco. L'imperatore Bella Faccia, vabbè. Parte imperatore, però comunque è un altro youtuber che porta anche lui la serie della Vanilla su Minecraft. E penso che lo conoscerete tutti, non lo so. Io comunque lo conosco, lo seguo. E si chiama così. Cioè, si chiama Bella Faccia, non si chiama l'imperatore Bella Faccia, si chiama solo Bella Faccia. Ecco. E niente. Poi qua c'è la mia casa, che sembra una casetta piccolina, però ovviamente c'è anche il sottosuolo, diciamo. E vabbè, qua c'è scritto casa mia entrata. Quindi entriamo. L'ho abbellito qua con dei vasi, con due vasetti, con aiuto, con due fiorellini. Vabbè, qua ci sono le finestre, qua ci sono le torce. E poi, come potete vedere, qua ci sono delle scale. E qui c'è anche un corridoio con due stanze, una di là e una di là.
Di qua si va tipo una specie di magazzino con 8 casse e poi qua 8 fornaci e poi 2 incudini. E in questa cassa ho voluto mettere il tridente, lo scudo e l'elmo in ferro, di ferro. E ora vi starete sicuramente chiedendo, Angelica, perché hai messo anche l'elmetto in ferro? Cosa servirebbe adesso, visto che fai la venere in survival? In pratica, dopo ve lo dirò. Dopo. Poi invece qua c'è la mia cameretta da letto. Sì, qua comunque ho lasciato la terra, perché sennò, ecco appunto, non potevo toglierla, sennò, ecco. Comunque qua vabbè, ho messo il mio letto, qui ho tipo messo la abat-jour, diciamo. Poi qua ho messo la scatola di Shulker, si chiama, penso. E poi vabbè, qua c'è la crafting table. E poi ho utilizzato questo pavimento qua e questo tappeto. E comunque questa qua è la mia casetta, diciamo, è notte. È notte. Vabbè. Comunque, ora sentirete anche i rumori di animali, perché ovviamente ho fatto anche la farm, diciamo, di animali. La fattoria, ecco. Ed eccola qua, ora si sentirà un tanto rumore. Perché il mio cavallo si trova dalle galline, dai polli? Perché? Ma cosa ci fa qua? No, vabbè, devo per forza spostarlo perché veramente. Eccoci qua. E comunque questi cavalli qua li ho chiamati ovviamente Viserion 1 e Viserion 2, come il cavallo di un altro youtuber che dopo vi mostrerò. Ma che sta facendo Viserion 1? Ma perché? Ma che sta facendo? Non lo so, si arrampicano sul fieno che dovrebbero anche mangiare, ma invece non lo mangiano. Poi vabbè, qua ci sono anche le mucche, le pecore, i maiali e poi anche i polli. E qua ho messo anche la vegetazione di questi animali, cioè la vegetazione, il cibo che loro mangiano. E niente, questa qua è la fattoria che ho fatto, molto semplice, con il vetro bianco e qua l'ho costruita in pratica con legno e vetro, semplicemente. Poi vabbè, comunque, se avete notato, ho anche abbellito con anche degli alberi. E poi qua ho messo questa. Cioè, veramente. Ma che sta facendo Viserion 2? Ma che sta facendo? Non lo so, vabbè. Poi qua ho messo anche una fontana. Molto molto carina. Eccola qua. Niente. Poi l'ultima cosa, molto importante, diciamo, sarebbe quest'altro youtuber che volevo parlarvi, che sarebbe Kendall. Kendall, ma vabbè. E lui viene detto l'imperatore Kendall Magno. E sarebbe un altro youtuber che porta anche lui la vanilla e sa di Minecraft. Cioè, porta anche lui Minecraft. E qua, ovviamente, molto molto importante, l'elmo sacro del leggendario. L'elmo leggendario. E come potete vedere, anche Kendall ce l'ha. Ecco, sarebbe questo qua bianco. E ecco perché ho messo anche l'elmetto in ferro nella mia cesta, nel mio baule, si chiama così su Minecraft. E l'ho messo anche lì perché è importante, dai. E comunque è questo qua. Ora ve lo vado anche a indossare. Beh, visto che non so cosa fare, andiamo anche a indossarlo. Andiamo a prenderlo. E comunque questa qua sarebbe la mia skin che ho scaricato. E se volete vi lascerò anche il link qua sotto in descrizione del link in cui ho scaricato questa skin. Se mi ricordo quale sia il link. Perché ho guardato alcuni tutorial per scaricare le skin e poi metterle su Minecraft. E in pratica ho usato il sito dell'app in cui ho scaricato Minecraft, che sarebbe TLaunker. E comunque ora, senza perderci in chiacchiere, andiamo a prendere subito l'elmetto. Ed eccolo qua. E ora me lo indosso, se mi ricordo come si fa. Ok, l'ho messo. E se vedete mi rimane in mano, lo so, perché sono in creativa e quindi ho tipo 64 elmetti in ferro, ma a dettagli. Sono, sarebbero infiniti, in pratica. E poi qua ho messo anche il tridente.
Perché in pratica sarebbe il tridente sarebbe tipo un'arma per un'arma potente, diciamo, un'arma potente per uccidere i mob, anche la spada, però lasciamo stare la spada e comunque questo qua sarebbe il tridente, eccolo qua, e poi anche lo scudo. In pratica il tridente l'hanno aggiunto in questa versione, cioè la 1.13. E poi anche, hanno aggiunto anche lo scudo che era in un'altra vecchia versione di Minecraft, però non era nella 1.12, mi pare. Penso di no. Eccolo qua, lo scudo. È questo qua. E poi il tridente. E ora vi mostro come funziona. In pratica dovete tenere premuto il tasto destro del mouse e poi mollare. Ecco qua. In pratica ora vedete che ho ancora il tridente in mano, ma in realtà quando sarete in survival non ci sarà più, perché sarebbe questo qua che avete lanciato. Però io ovviamente sono in creativa e quindi ce l'avrò infinito. Vabbè, comunque, lo so, sono rimasta in creativa tutto il tempo, però ok. Comunque, questa qua era la mia vanilla di questa nuova serie, spero. Ok, ci sono tantissimi mob comunque, ma dettagli. E comunque, questa qua è la mia vanilla, spero vi sia piaciuta. E se vi è piaciuta, fatemi sapere qua nel sondaggio che è apparso prima. Cioè, in realtà non è apparso prima, ma dettagli. Comunque, ora aprirò un sondaggio e vi dirò se questa vanilla qua vi piace. E fatemi sapere se volete che porti anche il secondo episodio, fatemi sapere se la continuerò. Però comunque, solo se arriviamo a 20 likes, 20 mi piace, continuerò la serie. E comunque, fatemi sapere se vi piace la vanilla, se volete che la modifichi, se volete che tolgo qualcosa o aggiungo qualcosa. E consigliatemi voi. E poi anche nei prossimi episodi andremo anche in una caverna che ora non so dove sia, ma non lo so, non mi ricordo. Penso sia là, eccolo. In pratica andremo anche in una caverna che sono già andati in creativa, però dettagli. E però in sopravvivenza non ci sono mai andata, quindi non lo so. E sarebbe questa caverna qua che ora sarà piena di mob, però eccola qua. Qua ovviamente nei prossimi episodi, quando sarò ben equipaggiata. Ok. Quando sarò ben equipaggiata, andremo anche in quella caverna. E niente, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Intanto sta sorgendo il sole, ma dettagli. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, aiuto, sono troppo veloce, ok. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Non so parlare, perché? Vabbè, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi, mi raccomando, perché siamo quasi a 2900 iscritti e sono molto felice, grazie mille a tutti. E comunque niente, ci vediamo al... Ok, tanto sono perché non so parlare? Vabbè, comunque intanto ci sono gli scheletri che bruciano. E niente. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!